Infine riprendiamo lo stesso esempio visto qualche video fa, dove c'era la giostra che ruotava in senso antiorario a 4 radianti al secondo e la persona che arrivava e saltava sul bordo. Avevamo calcolato che dopo l'urto plastico, la giostra con la persona sul bordo ruotavano a una velocità minore, omega primo minore di 4 radianti al secondo. La velocità angolare finale infatti era 19 sesti radianti al secondo. Ora ci chiediamo quanto calore si è sviluppato nell'urto, perché è un urto plastico e si può dimostrare in generale che negli urti plastici si produce sempre calore perché una parte dell'energia cinetica si dissipa per colpa dell'attrito. Infatti quando la persona salta sul bordo del disco va più piano del bordo del disco. Il bordo del disco andava a 8 metri al secondo, la persona va solo a 3 metri al secondo. Quindi se non ci fosse l'attrito, la persona non potrebbe attaccarsi al bordo del disco, ma scivolerebbe all'indietro. Invece grazie all'attrito riesce ad aderire, ma questo attrito poi causa una diminuzione dell'energia cinetica totale del sistema e la diminuzione di energia cinetica diventa calore. Ora vogliamo calcolare proprio quant'è questo calore prodotto. E quindi ci calcoliamo l'energia cinetica totale del sistema prima dell'urto e dopo l'urto. Il procedimento è identico al caso degli urti lineari, con l'unica differenza che dobbiamo utilizzare le formule rotazionali. Prima dell'urto la giostra ruotava e quindi dobbiamo usare la formula rotazionale per la giostra. L'energia cinetica è un mezzo. Mv alla seconda diventa m diventa il momento d'inerzia della giostra, che è 400 kg al metro quadrato. Per la velocità diventa la velocità angolare, quindi per la velocità angolare al quadrato, che era 4 radianti al secondo. Invece la persona prima dell'urto si muoveva di moto lineare e quindi la sua velocità, la sua energia cinetica è quella lineare, un mezzo mv alla seconda, la massa 50 kg e la velocità 3 metri al secondo. Il risultato totale è 3200 joule per la giostra in rotazione, l'energia cinetica rotazionale della giostra, questa, più 225 joule, l'energia cinetica lineare della persona che corre di moto rettilineo uniforme. Quindi abbiamo la somma di due termini, un termine di energia cinetica rotazionale e un termine di energia cinetica lineare, per un totale di 3425 joule. Dopo che la persona è saltata sul bordo della giostra, sia la giostra che la persona ruotano, quindi dobbiamo utilizzare la formula dell'energia cinetica rotazionale per entrambi. E siccome poi rimangono attaccati, essendo questo un urto perfettamente anelastico o plastico, allora possiamo mettere insieme i due momenti di inerzia della giostra e della persona, come facevamo nel caso degli urti perfettamente anelastici lineari, dove l'energia cinetica finale la calcolavamo un mezzo, la somma delle due masse, perché i due oggetti rimanevano attaccati, per la loro velocità al quadrato. Qui è la stessa cosa, ma invece delle masse abbiamo i momenti di inerzia e al posto della velocità lineare abbiamo la velocità angolare. Quindi andiamo a calcolare i momenti di inerzia. Quello della giostra è lo stesso di prima, perché è sempre un disco in rotazione, mentre quello della persona, come sappiamo, è il momento di inerzia di un punto materiale che ruota su una circonferenza. Questi valori li avevamo calcolati prima. Questo era il momento di inerzia della giostra, un mezzo massa della giostra raggio al quadrato, 400 kg m², e quest'altro. Ecco, quest'altro qua, IB, era il momento di inerzia della persona che ruotava sul bordo della giostra e si calcolava la massa della persona per il raggio di rotazione al quadrato. Quindi torniamo alla nostra formula dell'energia cinetica totale alla fine, dopo l'urto. Abbiamo calcolato i momenti di inerzia, sono gli stessi di prima, e poi abbiamo la nuova velocità di rotazione, quella finale, che era 19 sesti radianti al secondo da calcolare al quadrato.
Il risultato finale è 3008 joule. Come si vede, l'energia cinetica è diminuita perché è passata da questo valore a quest'altro. La diminuzione è stata di 417 joule. Questi sono i joule che sono diventati energia termica, quindi sono andati in calore.